bella la bambina. No, lei si sveglia. Ma la porta Michele. Sì, fame. Fa dire di tutto. Sorridi. Sono le... Madonna, le 11:20. Scusate il buio. Vado a accendere la luce in bagno. Io fra un quarto d'ora vado a letto. Perché devo sistemare gli asciugamani. Devo mettere mamma a letto che l'ho appena lavata. Devo sistemare gli asciugamani. Poi mio figlio, soprattutto Michele, quando viene tardi dal lavoro e gli amici sono giù, lascia tutto in mezzo. Scusate di nuovo il buio. Ora ci mettiamo a letto. Ragazzi, io non so da voi, ma qua oggi è irrespirabile l'aria. Mamma mia, che caldo. Un caldo pazzesco. Ah, devo far entrare Alice perché non voglio... No che non voglio... Quello che sta in casa, no? Che sta fuori, soprattutto da questo balcone. Aspettate. Fa troppo caldo oggi, mamma mia. Io mi sono fatta una doccia, erano le 7, ma mi sa che me ne devo fare un'altra prima di andare a letto. Troppo caldo. Questa lunga giornata. Lunga giornata, calda giornata. Spero giunga subito al termine. Vediamo dove sta questo. Devo sistemare i panni dei ragazzi ma domani. Poi Savino oggi è andato all'outlet a Molfetta. Non solo all'outlet, è andato anche lì perché si è preso un po' di vestiti. Alice? Faccio vedere. Alice? Dai, entra. Ali? Alice? Si sarà addormentata. Ali, tieni, ne? Vieni. Ehi. Madonna, mi deve far andare fuori questo. Sì, arrivo. Ali. Questa qua. Alice, eccola. Basta fuori, dai. Domani. Ciao, ci vediamo domani. Chiudo. E anche noi ci vediamo domani. Vi auguro una buona notte. Vi voglio bene. Ciao, domani. Questa luce rosata. A domani. Buongiorno e buon giovedì. Adesso mi lavo, mi vesto, finisco di fare i letti. Qui mamma e quello di Michi, perché Savi fa dalle 2 alle 10, quindi sta ancora sul letto. Sveglio, ma sta sul letto. Tiro la scopina. Ho già fatto in cucina. Mi lavo, mi vesto e vado a prenotare degli esami per mamma qui al centro analisi. E poi oggi non ho mandato la bambina a scuola perché ieri è stata un po' scombussolata, quindi è vero che lei si diverte a scuola. Però ho detto vabbè, torniamo dal centro analisi e mia sorella, poi andiamo, la portiamo qua vicino a casa al Bosco Incantato a divertire un po'. Oh, sono stanca già. Devo prendere qualcosina, non so cosa veramente, forse il latte, non lo so, vediamo un po', non so neanche cosa fare da mangiare, non lo so, ci vediamo tra un po' quindi, perché sto un po' a non lo so e non va bene. Allora, io sono pronta, mi sono stirata la frangetta, vabbè non fa niente, anche perché si suda, mi sono messa questo vestitino. Felicità, pronta anche lei. Me la porto già adesso, così passiamo dal Bosco Incantato. Lo faccio stare un po' là.
E poi rientriamo, perché sono già le 10 e un quarto. Mi sono messa la scarpa chiusa veramente, perché devo prendere sotto. Veramente le devo comprare un po' di scarpa aperta, perché quelle dell'anno scorso si sono anche consumate. Quindi andrò a comprare un po'. Ho visto delle belle ciabattine da passeggio da prima donna e le andrò a prendere. Quindi noi ci vediamo dopo. No. Tieni, devo andare al lionetto. Io non è che mi posso abbassare più di tanto. Allora, sono appena rientrata. Ho preso i fiori, tre gerbere da mettere in questo vaso, arancione bello dopo le taglio. Anzi, lo voglio fare subito perché hanno bisogno di acqua, fa troppo caldo oggi. Ho messo anche a fare la carne a savi, così se la mangio se ne va. Ho preso il pane al grano saraceno affettato per la colazione, che non ne avevo più, lo vado a mettere in frigorifero. Baccalà pastellato e due di croccoli da imbriola. Questo è qua il pomodoro che facciano a loro. Poi ho preso al supermercato italiano, ho preso i contenitori d'alluminio che ora servono più non posso. Biscotti Aida buonissimi, vabbè, l'acqua di Felicita, due panini ai cereali. Io quando trovo il pane ai cereali bello croccante lo prendo. Altri contenitori d'alluminio, altri contenitori d'alluminio. L'ambiente lo so, ma ci sono, li prendo perché sono comodi. Melanzane, pomodori verdi, ho speso 50,90 euro. Poi ho preso questo kefir nuovo, velvet, alla vaniglia. Ho preso questo kefir, questo qua anche per mamma, va bene. Ho preso le Activia, sempre per mamma, il kefir velvet bianco, ricotta dura buona, morbida, che oggi faccio la pasta fredda perché fa caldo, melone di pane, cavatelloni, come si chiamano questi, era maffei, i raschiatelli 2 per fare la pasta fredda, altri contenitori d'alluminio, altri contenitori d'alluminio, 65 cm. Poi ho preso della Dedicato i cavatelli Murgiani, questi qua, molto buoni. Ho preso sempre della Dedicato le penne integrali. Poi vendono queste vaschettine di maionese e ketchup e le ho prese. La salumeria mi hanno regalato questo contenitore. Panini, due buste, sottilette, Parmareggio ABC per Felicita, il kefir gusto avena, che a me piace tanto da bere, kefir mirtillo nero, pane, burro, mamma mia, le figure, pomodorino giallo a 2,70 euro, questo qua è il nostro pugliese, buonissimo, zucchine, due latte arborea, molto buono questo, più del Parmalat. Il Parmalat prima era buono, si sentiva proprio il latte, adesso preferisco più questo. Maionese, altra raschiatelli e mezza verde da fare cruda, a insalata. Questo è tutto, ci vediamo dopo. Ragazzi, sto preparando la pasta fredda. Ho messo la pasta cucinata, raffreddata, pomodorini rossi e pomodorini gialli che sto andando a tagliare, basilico,
E l'una. Tanto fredda non è, sarà tiepida, ma che buoni si i pomodori. Poi ci metto l'aglio, non ho preso. L'aglio. Vabbè, metto la bresaola. Bresaola, ricotta dura e olio. Se ci fosse, è basilico. Se ci fosse stato il l'aglio. Che stupida. Vabbè, ora lo faccio portare da Michi, va giù al supermercato, tanto ce l'hanno anche loro l'aglio fresco nostro. Ok. Metto il basilico, ricotta dura. Al Quirinale ci sta un grande affare, diciamo. La nostra amata ricotta dura. Che è una bontà. Devo prendere l'olio di o di girasole, però quello buono, o di soia, perché mamma fa bene per il sangue. Ecco. E lo voglio andare a prendere. Quello al doc, lo vedi. Devo andarlo a prendere. Ora ci aggiungo il basilico e via in frigo, così si raffredda ancora di più. Buon pranzo a tutti e ci vediamo dopo. I miei capelli sciolti. Allora, sono le 5 meno 10. Me li dovevo piastrare i capelli e non l'ho fatto. Sono le 5 meno 10 e io adesso vado ad assaggiare il Kefir Olympus Velvet alla vaniglia. Non impazzisco per i gusti vaniglia, così gusti un po' dolci, però l'ho voluto prendere perché c'era solo bianca la vaniglia. Metto qua. No, credete. Vabbè, stoppo, apro, capelli non li guardate, li devo piastrare e non l'ho fatto. Lo farò. Allora, io amo i gusti naturali, però ho voluto prendere anche questo. Vediamo com'è. Allora, la vaniglia si sente ed è buona, la vaniglia è proprio buona. Buonissimo comunque. Sto amando il kefir tantissimo, mi piace proprio tanto il kefir, anche quello lì da bere dell'Activia al germe di grano, è anche naturale, buono. C'era anche al mango, ma non l'ho mai preso perché, ripeto, mi piacciono più i gusti con l'avena naturale. È della Olympus. Io l'ho pagato 1,05. Vediamo i valori nutrizionali. Magari vedevo da vicino proprio. Allora, latte parzialmente scremato, kefir, latte parzialmente scremato, crema di latte, zucchero. Perché c'è lo zucchero? Si sente che è dolce. Non dolcissimo. Anche la preparazione, quindi è dolce. La preparazione alla vaniglia contiene lo zucchero. E non lo prendo più. Ciao.
Comunque 112 calorie, di cui grassi 4,1. Vabbè ragazze, è buono comunque. Ora lascio il retrogusto dolce, si sente. Io come sempre mangio metà, l'altra metà stasera come dolce. Si sente lo zucchero, mamma mia. Forse quello naturale un po' meno perché non c'è la vanilla che contiene anch'essa lo zucchero qui. Vabbè, finisco stasera perché è troppo dolce. Si sente. Vabbè, io malice dov'è? Non so se sta o di qua o di là. Cerchiamo Alice. Com'è dolce, mamma mia. Bleh. No, allora è di là. Volete vedere dov'è Alice? Ricerca di Alice. Qua, eccola, ha aperto la zanzariera ed è qua. Eccola, la vedete come sta? Lì. Sta sotto il tapirulan che si fa da riparo. Vabbè, ci vediamo tra un po'. Allora, ragazze, sono le 6:30, mi faccio mezz'ora di pedana. Ho piegato già i panni. Adesso la bambina sta dormendo sul divano, così faccio mezz'ora di pedana. Inizia la messa e poi vado fuori dal balcone qui, che devo pulire il tappeto e togliere, devo iniziare a togliere il cactus di pezza, quello che ho preso in Sicilia, e quindi devo buttare quel cesto che oggi è secco e se lo portano, e pulire il tappeto perché sta tutto. Alice mi ha fatto un macello. Mi dispiace di dover buttare quel cesto in bimini, però quello tutto intrecciato, me l'ha rovinato Alice. Che devo fare? E poi mi lascio tutto spolveroso a terra e non mi piace, lo sapete. Quindi finisco la pedana, nel frattempo che ascolto la messa sto fuori che qui non si può, e faccio quella sistemazione. Quindi pedana e ci vediamo dopo. Questi li incollerò, li devo incollare e pittare perché azzurri, insomma. Non è che mi fanno proprio impazzire. Comunque, sistemato così, mi faccio portare un altro po' di questo cocco d'avali, così riempio. Vabbè, con le piante le porto giù perché non devo mettere dei vasi con le piante vere, e vi faccio vedere quello che mi ha combinato Alice per arrivare a questo punto io. Cioè, avete capito? Un cesto bellissimo. Questa era la cuccia del mio gatto di prima, Sole, che ora non c'è più. Ed era la sua cuccia girata a oblò. Io poi, non più Sole, l'ho adibita a fioriera e lei me l'ha rotta, sta stronza. E vabbè, comunque quelli li pitterò e poi vediamo. Adesso mi faccio una doccia e preparo la cena. Allora, doccia fatta, mi sono messa il pigiama. Avevo due melanzane. No, una melanzana, e l'ho fatta nella friggitrice ad aria, come sapete, quella grigliata che faccio io. Adesso vado a tagliare due pomodori verdi. Ho chiamato mio fratello, aspetta Felicito, ho chiamato mio fratello perché nelle Marche ha fatto un macello, grandine, grandine, che proprio chicche grandi, che le strade erano, sembravano innevate. Mamma mia, ma cosa sta succedendo? Ma veramente.
Ma non ci vedo. Aspetta, mamma. Quindi taglio il pomodoro. Per loro faccio la carne di cavallo. Anche, mamma, la fettina. Poi mi vado a condire anche le carotine che ho preso oggi al panificio, che le fa le verdure grigliate, fa i primi piatti. Mi sono presa le carotine perché le voleva anche Felicita. Fatti vedere. Beh, anche Felicita ha fatto la doccia poco fa. E per me, boh, no, no, le devo condire per noi queste, con l'aglio e il prezzemolo. Vado a mettere, Felicità, un attimo, vado a mettere i capperi. Io li prendo con le mani perché li strizzo. Capperi, questi sono quelli comprati come al mercato, però io li prendo dal fruttivendolo. A noi si vendono tanto i capperi sfusi e io quelli compro. Poi, finisco quei funghetti che ho nel freezer. Ragazzi, io ho avuto pure il ciclo. Metto i funghi. No, non li metto tutti perché... Vado a mettere anche due belle olive. Le olive. E poi vado, dato che ho il pane di ieri e dell'altro ieri, vado ad abbrustolirlo e io mi mangio due bruschettine di queste. Ci metto un po' di sale, no, quasi quasi, ci metto il parmigiano, magari aggiungo un altro po' di olio. E ci aggiungo il parmigiano e il basilico. Quindi vado a condire il tutto. L'olio delle olive è buonissimo. Scusate il singhiozzo di mamma. La grattugia per farlo a mo' di scaglia, ma non mi va di sporcare. Faccio così. Avete visto cosa mi ha combinato Alice col cesto? Col cesto era bellissimo. Quello è una cuccia. E vabbè. Dico io, con tutti i tiragraffi che ha in casa, lei... No. No, ma questa è tremenda. Dorme sempre. Ok. Ora brustolisco il pane, metto due foglie di basilico e condisco il pane. Se c'erano anche due belle uova sode, la gioia di Bali. Vero, il compleanno di mio suocero che non c'è più. E noi abbiamo mandato un videomessaggio a mia suocera dicendo la Mulzanne, nonno. Ragazzi, oggi è la festa del nonno di mio Del padre. padre di tuo padre. Di mio Del padre. nonno Nicolai. Di nonno Nicolai, lo sai, ti ricordi? Io non lo conosco. Questo amore è una camera gas, non metto né aglio né niente. Quindi perché Vali va a lavorare stasera? Ok, ho messo l'aceto. Anche questa è andata. Vado a prendere il basilico.
mio marito mi ha detto che non posso aspettare. Sperando che se ne andasse. Mangia pure tu. Ragazzi, noi ci siamo appena messi a letto, Alizia con noi, Sabia è rientrato, Mica è uscito, va a lavorare, mamma è a letto, noi ci vediamo domani con un altro video e vi auguriamo una buona notte a tutti e a domani. Ciao, ciao, buonanotte, a domani.